quello a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, come avevamo purtroppo dichiarato, è una fase di accentuata volatilità. Accentuata volatilità che implica una mancanza direzionale che quindi rende estremamente difficoltoso fare trading in multi day, mentre diciamo rende sicuramente più avventuroso il trading intraday. Chiaramente trading intraday uguale rischio. Per comprendere meglio, diciamo, quella che è la panoramica dei mercati, ci spostiamo alla nostra analisi grafica e partiamo, come al solito, con l'indice Standard & Poor's 500. Ora, quello a cui stiamo assistendo, in termini di analisi tecnica, viene definita come fase triangolare, ossia siamo all'interno di una fase di indecisione che si caratterizza sostanzialmente da movimenti oscillatori all'interno di un perimetro tendenzialmente definito. Quindi sostanzialmente abbiamo assistito a queste oscillazioni, è stato anche un tentativo di allungo che in qualche modo poteva giungere a 4250, ma si è fermato anche prima. Ora siamo giunti al test della base inferiore del triangolo, quindi diciamo un test significativo, perché una rottura del triangolo consolidata con oscillatori che, come possiamo vedere, stanno girando in negativo, potrebbe essere da anticipatore di una nuova gamba ribassista. Ed è molto significativa anche l'ampiezza del ribasso di ieri, quindi della candela di ieri, che sostanzialmente ha mangiato più di 3 giorni del rialzo precedente. Quindi sicuramente un momento da osservare con particolare attenzione. Discorso similare chiaramente anche per il Nasdaq, che chiaramente è dotato anche di maggiore volatilità, quindi i movimenti, come sappiamo, sono più reattivi e quindi soprattutto nelle fasi di storno diventa un movimento più accentuato. Anche qui avevamo la nostra linea di tendenza ribassista che poteva rappresentare un livello di resistenza dinamica, mentre la fase triangolare si è rivelata già poco significativa già in questa fase. Quindi abbiamo avuto la rottura della base inferiore del triangolo e si è formato un pivolò. Quindi che vuol dire? Che al cedimento di quest'area degli 11.900 punti i trader potrebbero aprire nuove posizioni short. Anche in questo caso ci troviamo in una situazione con indicatori algoritmici negativi. Ci spostiamo in Europa, diamo un'occhiata al nostro FTSE MIB. L'approccio è tendenzialmente similare in questa fase. Che vuol dire? Che si conferma questa fase di neutralità. Questa fase di neutralità, dal punto di vista dell'analisi tecnica, è inquadrata all'interno di questa figura, triangolo, che è una figura di indecisione, quindi una figura neutrale, qui è sicuramente ben definito. Quindi vediamo come gli indici, come l'indice, nello specifico, potrebbe muoversi all'interno di questo intervallo. Quindi abbiamo visto minimo, massimo, minimo. Ora diciamo potrebbe essere possibile un ritorno verso i 21.500 punti, anche se nel caso del FTSE MIB si è creato anche un pivot high. Quindi che vuol dire? Che al superamento dei 22.900 punti potrebbe esserci un'ulteriore spinta verso l'area dei 23.500 punti. Qui vediamo che la fase degli indicatori algoritmici ancora non ha girato in negativo, ma potrebbe accadere nella giornata odierna.
un evento similare per il DAX. Evitiamo in questo caso di ripetere poi la stessa figura triangolare che sostanzialmente si sta ripetendo in tutti gli indici delle economie occidentali. Comunque abbiamo una linea di tendenza che cresce e una ribassista, quindi sostanzialmente abbiamo due livelli di supporto e di resistenza. Comunque nel caso dell'AX potrebbe essere possibile una discesa verso i 22.600 punti. Diamo un'occhiata ad Orienta invece, questo per dare un'occhiata allo Shanghai Composite Index. In questo caso vediamo una fase di indecisione che ha caratteristiche differenti, anzi. L'indice di Shanghai era quello che in questa fase si stava mostrando più reattivo. Comunque anche qui tracciamo la nostra brava linea di tendenza. Vediamo che si è formato questo elemento supportivo, quindi sarebbe il cedimento dei 31.150 punti a fornire indicazioni ribassiste. In questo caso vediamo che gli indicatori algoritmici sono praticamente neutrali, quindi a conferma di quella che è l'andamento espresso anche dal punto di vista grafico. Completata questa analisi, ci spostiamo sull'analisi del nostro portafoglio, che è cambiata sicuramente in un giorno. Gli indici sono rimasti in evaluate, quindi che vuol dire? Che abbiamo un gruppo di algoritmi che sostanzialmente è positivo, quelli più reattivi, l'altro gruppo, quello più attendista, che ancora non ha fornito le indicazioni di positività. Quindi siamo in una fase di evaluate in cui sostanzialmente il trader, l'investitore potrebbe anche avviare delle posizioni in proprio. Ma quello che è interessante, diciamo, monitorare è l'andamento delle performance, non per mostrare le performance in sé, ma semplicemente perché ieri mattina eravamo in uno scenario differente. Cioè, se ci fossimo visti ieri mattina, avrei parlato di come in un trend crescente i modelli trend following non riescono a stare al passo nelle prime battute, quindi eravamo sotto benchmark un po' nei principali indici. Oggi lo scenario si è ribaltato, è molto interessante che gli indicatori, che quindi il modello non abbia fornito segnali long, nonostante, diciamo, potessero esserci delle caratteristiche in tale direzione. Comunque siamo tornati sopra benchmark sia sul Nasdaq che sul DAX che sul CAC. Poi sugli indici orientali, come sapete, siamo sostanzialmente flat da un bel po' di tempo. Quindi da poco prima di Ferragosto sono state avviate più nuove operazioni. E quindi, diciamo, lo scenario sostanzialmente si conferma questo. Siamo in una fase evaluate, quindi siamo in una fase neutrale in cui ci sono state delle indicazioni di positività che chiaramente hanno stimolato i modelli algoritmici. Ancora non sono scattati buy, perché, diciamo, una parte dei modelli è ciclico, quindi sostanzialmente tende a valutare dei segnali di forza più forti e più interessanti. Comunque in generale siamo in uno scenario di neutralità. Quello che ci attende è sicuramente una fase di forte volatilità, quindi anche nelle prossime settimane potremmo attenderci movimenti direzionali che poi vengono rapidamente ripiegati nell'altra direzione. Quindi con questo sostanzialmente possiamo concludere quella che è la parte di analisi tecnica di oggi. A questo punto anticipo io quello che è il segnale di Marco, ricordandovi di iscrivervi al nostro canale YouTube.
al canale YouTube di MAS4. Per chi fosse interessato, abbiamo dei corsi sicuramente interessanti. Io parlo per analisi tecnica ed analisi fondamentale, ma poi chiaramente ci sono tutti i corsi adatti a chi vuole affrontare il tema dell'investimento complessivamente con un'ottica di medio periodo. Eccoci qua, grazie Jerry per aver ricordato anche di iscrivervi al canale YouTube. Io direi che per oggi è tutto, ti ringrazio per la tua analisi, quindi vediamo molto evaluate e vediamo da che parte prenderà. Ieri gli indici sono stati bastonati bene, ma noi insomma speriamo sempre di vederli al rialzo. Detto questo, io vi do l'appuntamento per domani, puntuali alle 8:30, avremo Giorgio Carlino, con te Gerardo, ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie Marco, buona giornata.